Hola guapos, welcome all'undicesimo giorno di una maratona da Oscar, oggi a tema attrici non protagoniste. Come sempre si tratta di una classifica di gusto personale, non è un pronostico, è un augurio. Partiamo dalla performance che mi è piaciuta di meno. Se stai guardando questa maratona facendo un drinking game e devi bere tutte le volte che parlo male di Bank, bevi, perché all'ultima posizione ho messo Marion. Ci sono dei momenti in cui lei è una boccata d'aria fresca. Lei è l'unica in mezzo a tutti questi sceneggiatori, produttori e quant'altro che parlano solo di politica interna del mondo del cinema, che non sa chi siano le persone di cui si sta parlando, che non sa essere diplomatica e scaltra e politica e dice un po' quello che le viene in mente quando le viene in mente. Ma si tratta pur sempre di una raccomandata che viene rapidamente, come dire, incastrata tra i meccanismi interni di Hollywood. Ci sono vari momenti di interazione tra lei e Mank che mi sono sembrati forzatissimi, vabbè che in generale tutto il film è forzatissimo. E non mi è assolutamente chiaro il suo ruolo nell'economia del racconto. Vabbè che tecnicamente è una biopic, ma in pratica non lo è. Amanda è brava, cioè l'ho sempre vista fare bene il suo lavoro, proprio ai due lati dello spettro. Mi è piaciuta tanto in Mean Girls, in cui è una beota, mi piace tanto in Les Mis, in cui è una giovane ragazzina innamorata, e sicuramente ha fatto il suo dovere anche per Fincher in Mank, però se vince l'Oscar, non guardo mai più la cerimonia se vince lei. In terza posizione ho messo Tuatara, la figlia di Borat. Borat ha ricevuto due candidature quest'anno e io non riuscivo nemmeno a concepire questa cosa. Però adesso che ho guardato il film, devo dire che wow, Borat 2 è fenomenale. Tuatara è appunto la figlia di Borat, lo segue nella sua seconda avventura negli Stati Uniti perché il suo più grande sogno è diventare felice come Melania Trump e vivere per sempre in una gabbia dorata. Il suo personaggio ha una crescita lungo la strada del femminismo incredibile. Lei, piano piano, parlando con altre donne, si rende conto di cosa ha senso e di cosa è patriarcato e riesce ad emanciparsi e vivere da donna indipendente con una carriera, con una propria voce e riesce a fare tutto questo con simpatia e leggerezza e tenerezza. Mi piace veramente, veramente tanto il personaggio di Tutor e mi è piaciuta molto anche la performance dell'attrice, però l'ho dovuta un po' mettere in basso nella classifica perché uno, la competizione è tosta, due, il suo tipo di recitazione non mi sembra, non voglio dire adatto, però comunque non mi sembra che rispetti i criteri che di solito vengono premiati all'Oscar. Solitamente le performance che ricevono il premio sono quelle più sentite, accorate, quelle che hanno magari dei bei monologhi o dei bei momenti silenziosi ma intensi con il protagonista. Qui non ci sono, ma semplicemente perché il film non ha quel format. Si tratta di una commedia, è satira 100% azzeccata, è fantastico Borat. Quindi se ci fosse stato un monologo strappalacrime sarebbe stato orribile. Però c'è una fantastica scena in cui lei è in macchina con una signora che le spiega che sottomettersi agli standard di bellezza occidentali è una stronzata e nonostante non sia la classica scena da piangere, un po' ti viene da piangere perché ti rendi conto che lei sta rappresentando l'ingenuità di tante tante donne che non riescono nemmeno a capire perché il patriarcato è una cosa brutta. Insomma, sì, secondo me il personaggio è da premio, ma non da questo premio. Un'attrice che ha fatto un'ottima performance rispettando tutti i criteri dell'Academy è Olivia Colman, che interpreta Anne, la figlia di Anthony in The Father. Il suo è un personaggio in una trama
situazione complicata perché è sicuramente una figlia amorevole, ma è anche una donna stanca che vorrebbe poter vivere la sua vita senza dover pensare costantemente a quanto sta male suo padre, che è una situazione tristemente comune. Io mi riferisco sempre ai miei paesini di campagna. Qua di 10 donne, 9 devono stare a casa a badare alla suocera malata o al babbo malato. Ed è un patimento perché sai che devi farlo e ovviamente vuoi farlo perché è la tua famiglia. Però allo stesso tempo ti dici, cavolo, io potrei investire il mio tempo per fare tanto di più. E è così. Tra l'altro voglio fare un piccolo momento di apprezzamento a Olivia Colman perché lei è brava sempre. Cioè, lei è brava in Broadchurch, è brava in Hot Fuzz, e non importa cosa le dai da fare, Olivia Colman lo sa fare. E soprattutto ha uno dei sorrisi più adorabili del mondo. È un criterio molto superficiale, però io quando vedo sorridere Olivia Colman sono felice. In seconda posizione ho messo uno dei personaggi più divertenti e tragici di tutta la selezione degli Oscar di quest'anno, ovvero la nonna di Minari. Il fatto che nella piccola casa, che non è nemmeno una casa, è una roulotte in cui è ambientato Minari, ci siano 3 generazioni, permette di creare una serie di interazioni veramente interessanti, perché è molto bello vedere la nonna interagire con sua figlia e il marito della figlia, suo genero, perché tutti e 3 sono cresciuti in Corea, hanno molte cose in comune, soprattutto in Minari questa cosa viene svelata dal cibo. Loro 3, gli adulti, apprezzano molto i sapori coreani che i bambini trovano repellenti e disgustosi, e allo stesso tempo è molto bello il rapporto tra la nonna e i bambini, perché loro, cresciuti in America, hanno un concetto di nonna molto edulcorato, la nonna col grembiule che fa i biscotti ed è tanto buona e gentile, mentre in realtà la loro nonna è scurrile, le piace il wrestling e ha un ottimo senso dell'umorismo. Il rapporto tra la nonna e il bambino, secondo me, è il motivo principale per guardare Minari. Se vogliamo dividere il film in 3 atti, nel primo atto lei non c'è, nel primo è un po' un sollievo comico e nel terzo atto lei è la tragedia incarnata. E questa attrice è stata veramente molto molto brava a rappresentare la nonna al massimo della forma, ma anche in un momento in cui la sua salute psicofisica non è esattamente in auge. Ho trovato l'attrice molto versatile e il suo personaggio perfettamente inserito nelle dinamiche familiari. Però la meglio quest'anno, secondo me, è stata Glenn Close. Santo cielo, Glenn Close, che ogni anno è candidata e non ha mai vinto niente. Cioè, ha vinto altri premi, ma non ha mai vinto l'Oscar, nonostante abbia ricevuto 8, 9, 10 candidature. È una sciocchezza! Ci siamo mobilitati qualche anno fa per far vincere DiCaprio, possiamo mobilitarci anche quest'anno per far vincere Glenn Close, che è una delle attrici più brave della sua generazione. Glenn Close quest'anno interpreta Momo, la nonna del protagonista di Hillbilly Elegy, che è una donna molto rude, molto schietta, razzista. Il suo senso di cosa si deve fare per la famiglia è inattaccabile. Come ho detto nel video su trucco e acconciatura, lei è stata trasformata nella nonna del protagonista, perché, lo ripeto, si tratta di un'autobiografia, quindi Glenn Close interpreta una donna vera. La sua voce, la sua gestualità, la sua fisicità è totalmente diversa da quella che Glenn Close ha in qualunque altro film. Versatile, trasformista, dotata, ha tutte le doti che deve avere un artista. Le diamo un Oscar? Su, dai! Però avrei un piccolissimo appunto da fare all'Academy per le candidature. Amy Adams? Dov'è? Dov'è almeno la candidatura per Amy Adams? Perché lei, in questo film, è la figlia di Glenn Close
e fa una performance che è fuori dal mondo, come sempre. Amy Adams, a sua volta, come Glenn Close, è una trasformista, fa sempre bene tutti i ruoli che le danno e non ha ancora vinto un Oscar. Perché? Questo era tutto per le performance delle attrici non protagoniste. Ci vediamo domani con un video sugli adattamenti. Ti lascio qua attorno tutte le cosine da cliccare. Ti mando un bacettone. Cos'è un bacettone? Un bacio all'acetone. E ti saluto. Love you. Bye.